Bentrovati, oggi parliamo della rabbia. La rabbia è uno di quei sentimenti che è sul podio dello schifo, insieme alla tentazione, che non è proprio un sentimento, però è uno stato d'animo, un moto, una dinamica che fa parte, rientra appunto in situazioni piuttosto negative, l'ansia, non la paura, semplicemente l'ansia, e poi la rabbia. Questi tre sentimenti hanno come comune denominatore il fatto di riuscire a sfalsare l'asse su cui gira la nostra ragione o comunque il nostro modo di vedere lucidamente il mondo o una situazione ed immetterci allegramente dentro situazioni ombrose e che noi non capiamo bene. La rabbia è la clamidia del mondo sentimentale. Tu la butti dentro e lei aumenta, si riproduce da sé, cannibalizzando pure gli altri pensieri. Il grande problema è anche come noi affrontiamo la rabbia, soprattutto in Occidente. Il nostro atteggiamento è sbagliato perché cerchiamo o di reprimerla oppure semplicemente di ignorarla, anche se reprimere e ignorare non vuol dire risolvere. Cercando conforto su questa tematica ho fatto un tuffo in Oriente e ho notato una cosa estremamente curiosa. Il carattere cinese, per indicare la rabbia, l'aggressività, è lo stesso che si usa per indicare il lupo ed è composto sulla parte sinistra dalla parola cane e sulla parte destra dalla parola buono. Quindi cane buono significa lupo ma anche rabbia, aggressività. E forse questo può voler dire che possiamo affrontare e lavorare sulla rabbia proprio come fa il lupo, ovvero non reprimendola, ma renderla una sorta di materia gestibile. D'altronde il lupo che cosa fa? Il lupo è un animale molto centrato su se stesso, non solo attento su di sé ma anche sull'ambiente che lo circonda, difatti è per questo che è difficile cacciarlo, grazie a Dio. Inoltre è totalmente fedele alla sua natura interiore e quando decide di agire con rabbia, con aggressività, lo fa in un attimo, cioè esclude l'inessenziale e l'atto rabbioso, l'atto aggressivo, l'atto violento si riduce a pochi momenti di esplosione energetica che sono sempre e comunque in linea con la sua natura essenziale. Allora uno si può arrabbiare quanto vuole? No, sto semplicemente dicendo che è stupidissimo pensare che si può reprimere la rabbia. È come se ti consigliassi di dormire in modo più profondo, è impossibile, ma quello che puoi fare è lavorarci su, scindere l'aggressività dalla rabbia. Quando la rabbia diviene il prodotto di un lavoro su te stesso, quindi un elemento copartecipante della tua essenza, allora quella non è più rabbia violenta, rabbia aggressiva, ma si va a conformare più che altro come un momento che tu accogli nella fascia della risolutezza d'agire. È una sorta di linea di confine tra l'essere schifosamente buono e gentile ed essere autenticamente, produttivamente buono e gentile. È proprio così, per quanto è facile negarlo a livello filosofico, esiste un momento idoneo ad ogni espressione della tua essenza. Bianco e nero, yin e yang, violenza e non violenza, la rabbia è uguale, non la puoi togliere, ma può essere comunque valutata in base al rapporto che hai con te stesso. Se rimani fedele alla tua natura, se lavori su te stesso e quindi alimenti la tua essenza, la rabbia non è più aggressività, ma diventa sempre un'azione dirompente a livello puramente energetico che ti può aiutare a raggiungere i tuoi fini. E mette proprio questa linea di confine tra l'essere una persona che si sputa in faccia da solo andando contro il proprio orgoglio e camminandosi sempre in testa con una persona che sa quello che vuole e sa come andarlo a prendere. I taoisti vivono questa dimensione quotidianamente e quando dall'Oriente ci viene il detto cavalcare la propria tigre si intende proprio questo: addomesticare da un lato la propria tigre, ma dall'altro renderla ancora più forte e ancora più violenta. Ora sono perfettamente cosciente che questo video sarà capito semplicemente dalle persone autentiche, dalle persone che stanno facendo un lavoro reale su se stesse, anche perché è oggetto di facile buonismo. Comunque, se sei convinto di poter reprimere la tua rabbia, fallo, nessuno ti dirà niente.